Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova rubrica denominata Tessiland News, in cui volta per volta vi presenteremo quelli che sono i nuovi articoli presenti sul nostro catalogo, ma questa volta non sono da sola. Ciao a tutti, sono Rosaria e in questa rubrica vi presenterò le tendenze moda presenti attualmente e vi svelerò delle curiosità sui prodotti che troverete online su Tessiland. Esatto. Allora, quest'oggi iniziamo con un nuovissimo articolo che è l'Armstrong. Un gomitolo davvero morbido, soffice e voluminoso. Vediamolo nel dettaglio. Eccolo qui, l'Armstrong, un filato composto per 72% da baby alpaca, 8% lana vergine merinos e 20% poliammide. 50 grammi di prodotto per 120 metri di lunghezza. Filato per il quale consigliamo di utilizzare i ferri 7-9 oppure l'uncinetto 6-8. È un filato davvero molto particolare, infatti noi lo definiamo soffiato. Cosa significa? Che le fibre vengono letteralmente soffiate all'interno di un'anima invece di essere filate tradizionalmente. Vedete questa anima che si vede leggermente, quasi come fosse una rete bianca, e le fibre vengono proprio inserite all'interno di quest'anima, generando quindi maggior volume, morbidezza e soprattutto rendendolo molto più soffice. È una lavorazione senz'altro molto pregiata che rende di conseguenza, grazie anche al baby alpaca, proprio il filato in sé molto molto pregiato. E oltretutto è davvero morbidissimo, vedete, poi stringendolo un po' come si riapre, come c'è questa esplosione letteralmente di fibre. I colori disponibili sono i seguenti: questo è il beige, poi abbiamo il senape, eccolo qui, poi il salvia, il jeans, il grigio, il rosa antico, il rosa, il grigio, questo però era il grigio chiaro, poi il panna e infine, eccolo qua, il turchese. Davvero morbidissimo, bellissimo, soprattutto i colori, vi divertirete assolutamente. Bello, sì, molto molto bello. A proposito, ecco, dei miei suggerimenti, a proposito, ecco, delle tendenze di questo autunno-inverno, capo must che non può mancare, ecco, nel nostro guardaroba sicuramente è il maglione, appunto, di lana. Maglione della nonna, quindi, che affiorano, ecco, molti ricordi. Li abbiamo visti sfilare, ecco, nelle ultime passerelle, di conseguenza abbiamo visto che molti sono quelli in tinta unita e soprattutto si sono sbizzarrite molto le case di moda sui punti e le tette di lavorazione. Ancora abbiamo visto, ecco, molti a fantasia oppure, ecco, a fasce, quindi con questo filato sicuramente un maglioncino a fascia o in tinta unita abbinato a un colore in contrasto, come per esempio potrebbe essere il panna con un colore nocciola oppure un beige, un marrone, sarebbe appunto l'ideale. Quindi mi raccomando, sbizzarritevi a realizzarne di ogni modello, di ogni colore, e aspetteremo, ecco, con le vostre poi fotografie sicuramente. Assolutamente. Vero, sì. Una domanda, Vale, che voglio farti è: solitamente in assistenza c'è una domanda tra tutte, ecco, che arriva un po' di frequente: quanto filato occorre per realizzare, ecco, un maglioncino molto basic con un punto semplice di media, diciamo una media taglia, no? Cosa ci consigli, ecco, inerente all'Armstrong? All'Armstrong, allora, c'è una particolarità. Ok. Solitamente, come tu ben sai, per una maglia del genere solitamente consigliamo dai 350 esattamente 450 grammi. Esatto. Sì, queste sono più o meno la forbice, ovviamente tutto dipende dalla mano, dal sempre punto, come hai detto tu. Solitamente per qualcosa davvero, appunto, come hai detto, base, quindi un punto molto semplice, come, non esatto, so, potrebbe essere il punto basso, qualcosa del genere, sì, per una taglia 42-44, okay,
basterebbero davvero pochi gomitoli, nel senso che tra i 200 e i 250 grammi già si potrebbe ottenere un risultato perfetto. Pochissimo. E anzi vi invito a fare una piccola prova. Se realizzate anche semplicemente un campioncino con uno stesso filato che si utilizza, quindi con lo stesso numero di uncinetto 6-8, vedrete che quel campioncino realizzato con l'Armstrong avrà addirittura il 30 se non il 35% di volume in più. Addirittura, cioè, fantastico. Da provare, nuvola, insomma. Da esatto, da provare, assolutamente sì. Perfetto. Ok, concludiamo qui. Assolutamente sì. Al prossimo articolo. Esatto, alla prossima. Ciao. Ciao. Oh.